Salve, buongiorno, sono D'Alessandro, mi occupo diciamo, delle simulazioni in bassa frequenza qui per Engine Soft e tra appunto gli argomenti di cui mi occupo sicuramente sono gli strumenti per la simulazione, analisi e verifica di motori elettrici. Oggi con questa diciamo, presentazione questo webinar di circa 40-50 minuti, volevo presentarvi gli strumenti, diciamo, ANSYS, per ottenere, per fare quindi verifica, simulazione e ottimizzazione di motori elettrici, quindi appunto per andare a ideare, sviluppare e ottimizzare motori e generatori elettrici efficienti e ad alta capacità. Questo è, diciamo, quello che ci aspetta nelle prossime 40 minuti. Quindi, diciamo, farò una breve descrizione della società Engine Soft. Quindi introdurrò i tool di ANSYS per la simulazione e la verifica dei motori elettrici. Proprio perché sono sostanzialmente gli strumenti che secondo noi sono più adatti a conseguire gli obiettivi e gli scopi che ci dicevamo poco fa. E diciamo così, concluderemo con, dopo aver visto quella che è la suite, e quindi qual è un ideale processo di progettazione, di verifica, di simulazione, andremo a vedere alcuni esempi di analisi multifisica. Quindi intendo per analisi multifisica una simulazione nella quale alle prestazioni elettromagnetiche vado a valutare il comportamento termico e strutturale di una macchina elettrica e anche un esempio di ottimizzazione, quindi un'analisi di simulazione che mi consente di trovare il miglior compromesso e quindi diremmo l'ottimo in relazione all'oggetto che devo simulare e alle specifiche che devo soddisfare. Quindi due parole su Engine Soft per chi non ci conoscesse. Engine Soft è un'azienda che ormai da più di 35 anni si occupa di simulazione con tecnologie CAE. Ad oggi ha in Italia sei uffici e in particolare si occupa, quindi tra i suoi pillar, a questi elementi qua, attualmente ci occupiamo di attività di consulenza, in particolare appunto in ambito della simulazione virtuale, della progettazione virtuale. Distribuiamo software, tra cui gli strumenti che andremo a vedere tra poco, per appunto l'ausilio al design, la simulazione e la verifica dei motori elettrici. Ci occupiamo di training in relazione a il passaggio metodologico in relazione alla consulenza che chiaramente prende sulle tecnologie e ci occupiamo anche di progetti di ricerca finanziati, quindi di sostanzialmente convogliare certi progetti su certi clienti. Queste appunto sono le sedi in Italia e all'estero, quindi abbiamo anche dei gruppi di lavoro all'estero che ci supportano nelle diverse attività che portiamo avanti. E un dato importante, quindi parlavo di CAE, è che abbiamo conoscenze, abbiamo quindi possibilità di entrare, di avere voce in capitolo su diverse tecnologie, su diverse fisiche, chiederemo. Quindi oggi chiaramente il focus sarà l'ambito elettromagnetico, ma sia come consulenza che come proposta software andiamo dall'ambito strutturale a quello più dinamico, accesso all'ottimizzazione, eccetera, eccetera. Queste sono alcune delle tecnologie che distribuiamo, tra cui campeggia in Bella Vista ANSYS, evidentemente. Quindi, però non solo ANSYS, quindi questo chiaramente ci consente poi di essere consulenti a 360 gradi, sia naturalmente al software che naturalmente alla consulenza, ma in particolare di ANSYS, quindi siamo channel partner e in particolare siamo Elite Channel Partner, cioè sostanzialmente siamo
qualche modo ANSIS, quindi la casa produttrice di questi software che vengono a vedere, dà dei voti, diciamo, ai propri partner, noi siamo, diciamo, nella categoria che ha ottenuto i voti più alti. Questo non solo chiaramente per il raggiungimento di target di vendita, ma anche per la, diciamo, di soddisfazione del cliente in ambito di supporto e di vendita. Andiamo adesso più nello specifico. E volevo appunto presentarvi quelli che sono per noi gli strumenti che oggi possono guidare un progettista di macchine elettriche nel trovare delle macchine più efficienti e più performanti. Diciamo appunto, anzi, se andando un po' diciamo, da lontano, ha sicuramente una storia che affonda le sue radici nel calcolo strutturale. Ma ormai da molti anni, grazie all'acquisizione di altre software, ha espanso il proprio focus anche su tutte le fisiche su cui si è fatto il calcolo della fisica elettrica, in particolare appunto sul calcolo elettromagnetico. Per quanto riguarda il calcolo elettromagnetico, che tipicamente viene diviso in base a frequenza, quindi abbiamo macchine elettriche piuttosto che propagazione di onda elettromagnetica, presenta un'unica interfaccia per questo tipo di simulazione, che è questo electronic test, all'interno del quale possono essere fatti analisi di componenti, che sono appunto componenti come macchine elettriche, piuttosto che sistemi di comunicazione, piuttosto che schede elettroniche, così come analisi di sistema, il che appunto significa accoppiare a modelli hardware, quindi a componenti, una logica di controllo e tutte queste tecnologie, appunto, si trovano, condividono la stessa interfaccia, quindi facilmente un utente potrebbe sostanzialmente utilizzarle in maniera efficace. Andiamo a vedere quello, diciamo, che invece riguarda in maniera più specifica i motori elettrici e chiaramente i generatori elettrici. E quindi io presenterò quella che anzi si chiama Electrical Machine Technology, cioè una serie di tool e una metodologia che consente di andare dall'inizio al design, quindi da una fase di pre-progetto, attraverso un tool analitico che si chiama RMF, quindi passare a una modellazione SEM, attraverso un tool quindi più di dettaglio, chiaramente più affidabile, attraverso un software che si chiama ANSYS Max, e successivamente utilizzare quindi i modelli SEM, i modelli geometrici per un calcolo multifisico, che significa vibrazioni, che significa calore e temperature, e simulazione di sistema, che significa quindi elettronica di controllo e quindi modellazione circuitale, controlli e modelli SEM. Questa catena di simulazioni è assolutamente integrata e cercherò in qualche modo di spiegarla e dettagliarla nel tempo che ci rimane. Andiamo nel breve a vedere cosa si intende per un tool di pre-design, per un tool analitico, che è appunto questo RMF. Quindi, questo RMF è appunto il software analitico che consente, una volta individuata chiaramente la macchina di interesse, di fare una modellazione di questa macchina e di avere in tempi molto rapidi quelle che sono le caratteristiche e le performance di questa macchina. La strategia tipica qual è? È quella di partire da un certo tipo di macchina, quindi asincroni, sincroni, magnetopermanenti, brushless, commutazione a spazzola, eccetera, eccetera, eccetera. Negli ultimi anni sono stati aggiunti modelli per la simulazione di macchine a magneti permanenti interni o a distanza. E quindi, una volta scelto il template dedicato alla macchina di interesse, di valutarne appunto, come dicevo, le performance. Quello che dà in più questo prodotto è che i dati geometrici di targa, di avvolgimenti, di materiale sono dati parametrizzabili. Quindi è possibile parametrizzare il modello per fare una, chiamiamola, what if analysis o una ottimizzazione. Quindi, cosa dicevo prima? Appunto, io scelgo un certo tipo di macchina, che
questo caso è un brush and touch sheet, per esempio, quello che abbiamo qua. E quello che devo fare per costruire il modello, io quindi qui non ho un input di geometrie, ma ho sostanzialmente la necessità, la possibilità di inserire dei datasheet di informazioni tali da definire un certo modello. Una volta che inserisco questi dati, ripeto, geometrici, di targa o età degli avvolgimenti o chiaramente caratteristiche dei materiali, posso andare a valutare quelle che sono le principali performance della macchina, le principali caratteristiche della macchina che sto utilizzando. Proprio perché il tool è parametrico, come potete vedere, è possibile recuperare in tempi molto rapidi una serie di tempi in funzione dei parametri che io ho appunto chiesto di analizzare. E questo lo vedremo con un piccolo esempio tra poco. L'altra cosa importante di questo tool, che condivide la stessa interfaccia di cui parlavo chiaramente poc'anzi, cioè quella che anche si chiama l'elettroinchiesto, è che è un ottimo preprocessatore per la generazione dei modelli FEM di Maxwell 2D e di Maxwell 3D. Cioè, sostanzialmente, una volta che io ho compilato quei datasheet di cui in parte vi dicevo prima del posso automaticamente generare un modello geometrico, un modello FEM che può essere risolto con il solitore trans di Maxwell 2D. È evidente che non ho solamente tipo di possibilità per utilizzare il Maxwell. Maxwell, come diciamo i due voluti tool di questo tipo, importa delle geometrie e ha chiaramente un editor geometrico. Ma questo tipo di verticalizzazione non può fare molto. Può fare molto perché mi trovo un modello appunto che è pronto ad andare in soluzione, che è pronto a darmi dei dati, delle soluzioni molto accurate e dei dati puntuali sulla geometria che sto facendo. Quindi, geometria, mesh, condizione al contorno, eventualmente l'elettronica che alimenta questo motore. Direi che velocemente potremmo vedere un primo esempio. Quindi io qui ho già aperto l'elettroinchiesto. Ad oggi siamo nella release 19.2, quindi ho la possibilità in particolare di accedere a una serie di esempi di tutte le tecnologie che sono sostanzialmente utilizzabili in questa interfaccia, ed in particolare per RM Expert ho una serie di insiemi di macchine, catalogate per tipologia di macchina, che rappresentano veramente un ottimo punto di partenza, anche per capire chiaramente non la comprensione del modello, ma per capire come avviene la modellazione di questa macchina. Partiamo quindi per esempio da un brushless, quindi prendiamo questo esempio qua. Quindi, ripeto, questo è un esempio che viene installato col software e che mi dà la possibilità sicuramente di illustrarvi questa tecnologia. Sostanzialmente quello che vediamo qui è un modello già compilato di un brush PC. Eventualmente, partendo da un foglio bianco, io avrei sicuramente preso l'Antica RM Expert. Ecco che mi appare questa finestra di tipologie di macchine. Posso in questo caso prendere il brush e fare in macchine e quindi eventualmente partire da un foglio bianco. Quindi sostanzialmente qui l'utente avrebbe preso questa categoria di macchina, avrebbe riempito dei dati e sarebbe trovato questa macchina. Quello che vediamo qua quindi non è una geometria, ma è la rappresentazione dei dati che un utente ha inserito, diciamo, in questo albero di simulazione. Per ogni parte dell'albero di simulazione io inserisco dei dati di targa, al tipo di controllo, al tipo di circuito che alimenta questa macchina. Chiaro che per ogni tipologia di esempio di circuito ho dei dati da inserire. Ad ogni modo, non starei qui troppo a dettagliare quelli che sono tutti i valori da inserire per definire un progetto questo a run. Chiaramente ho la possibilità di accedere alla libreria dei materiali di Maxwell, quindi come vedete ho la possibilità di inserire anche quelle che sono le misure geometriche di questa macchina. Per quanto riguarda lo statore,
ad esempio, per il tipo di slot, quindi poi per ogni tipo di slot deve andare a inserire i parametri che qui vedete raffigurati, e chiaramente il tipo di avvolgimento. È chiaro che, dato il numero dei poli e il tipo di macchina, diciamo, io ho già un vincolo sul tipo di avvolgimento, e quindi il numero di slot, ho già un vincolo sul tipo di avvolgimento che devo considerare. Ad ogni modo, ho la possibilità poi eventualmente di chiamare un editor e di modellare coil per coil l'avvolgimento della macchina. Faccio presente che in questa tecnologia, io per esempio vedete diametro del filo zero, ho la possibilità di sfruttare per alcuni campi un altro design. Quindi se su certe grandezze non ho sicurezza, posso lasciare zero e il software automaticamente mi trova un valore tale da darmi la potenza richiesta da questa macchina. Quindi in questo caso l'RMX mi rilascerà in output un diametro di un filo della famiglia di fili, della categoria di fili che ho caricato sul software, tale da darmi la potenza nominale richiesta. In questo caso per il rotore abbiamo un polo a magneti permanenti, anche qui ho alcune tipologie di polo che posso venire a scegliere chiaramente. Per i magneti permanenti interni, diciamo, ho un'altra categoria di motore, quindi avrei potuto utilizzare un'altra categoria di motore. In ogni modo, scelgo il polo, per ogni polo ho delle grandezze geometriche da inserire, ovviamente qui lo spessore del magnete, maturato del magnete, eccetera, eccetera. Nel setup di questo modello sono andato quindi a chiedere di fare un'analisi a potenza costante e do una potenza nominale. E quindi la macchina mi dice, quindi potenza nominale, in questo caso velocità nominale, l'RMS mi dice se posso dare questa potenza, con quale performance, e poi mi dà delle caratteristiche generali di questa macchina. Quindi, in sostanza, se io adesso faccio un'analyse, un run di questo modello, velocemente il tool va in soluzione, è un tool analitico, quindi se vengo su curve, adesso posso andare a recuperare gli output di interesse di questo modello. Qui vediamo alcuni output, che sono dati in funzione della velocità, per esempio, questo è l'angolo elettrico, così come per il punto di lavoro scelto in fase di setup mi dà, ad esempio, le rated performance, quindi il load operation, e qui vediamo, per esempio, che questa macchina mi fornisce la potenza richiesta, ha un'efficienza 5%, mi dice che poteva darmi la potenza massima di 4 mW e mi dice quali sono quindi le perdite calcolate per questa macchina. Quindi mi dà una prima indicazione se il progetto che sto facendo in effetti può lavorare rispetto alle specifiche che sto considerando. Posso poi fare un passo avanti, cioè io posso considerare sostanzialmente, siccome le grandezze che inserisco sono parametriche, posso venire a mettere dei parametri, quindi ad esempio l'altezza del pacco magnetico, questo bandone nominale, piuttosto che chiaramente il motore mette la stessa altezza, così come posso mettere chiaramente dei parametri in fase di quindi di avvolgimento, quindi conduttori per cava, per esempio, così come posso inserire parametri anche sulle geometrie di slot, quindi posso mettere qui un'altezza al cava. Perché metto dei parametri? Perché all'interno di RMExpert ho a disposizione, quando rilancio questo, ho a disposizione un tool di ottimizzazione per questo altimetric che mi consente di eseguire o fare calcolo parametrico, quindi io gli do dei valori di input e lui per parametri, per le variabili inserite mi dà le caratteristiche relative, oppure posso fare ottimizzazione, cioè posso dire io al software di trovarmi la serie di parametri, di trovarmi la configurazione tale da darmi gli obiettivi che ho messo sull'auto. Quindi facciamo anche per velocità un'analisi parametrica, quindi io qui ho appunto l'altezza, posso fare un calcolo da 60 a 70 mm con passo di 2 mm, siccome posso inserire
altri parametri, chiaramente, tutti quelli connessi, mettiamo la stessa cava, quindi da 8 a 10 un fatto di 0,4 mm, e richiede, ad esempio, che per tutte queste configurazioni io possa vedere quella che è l'efficienza di questa macchina. Quindi, da OK, a questo punto io posso lanciare questo calcolo parametrico. Quindi ho una serie di configurazioni che lui risolve tutte insieme. Andiamo a vedere di nuovo il risultato. Quindi quello che qui vediamo appunto è in funzione dell'altezza cava l'efficienza, oppure appunto posso vedere l'efficienza in funzione dell'altezza del pacco magnetico, chiaramente rispetto ai parametri che ho chiesto di calcolare. Come vi dicevo prima, potrei fare di più, potrei appunto lanciare un ottimizzatore, quindi in relazione ai parametri che ho inserito, e in relazione eventualmente a parametri dipendenti da quelli che ho inserito. Quindi se ho inserito dei parametri, ad esempio, il numero di conduttori per cava, forse ho necessità di vincolare la quantità di rame in cava, posso lanciare appunto un'ottimizzazione. Quindi in quel caso è il software che mi cerca una quantità di parametri tale da darmi gli obiettivi richiesti, quindi output di interesse. Quindi sta lanciando queste configurazioni. Quando chiaramente è terminata questa serie di analisi, posso chiaramente non solo vedere le performance e le curve che vedevo prima per ogni data, ma ad esempio in questi risultati venire a chiedere, ad esempio in funzione della velocità, l'efficienza in funzione, ad esempio, per un valore di altezza fatta di 80 mm, ma per tutti i valori. Appunto per tutti i valori richiesti di altezza di altezza. Quindi con facilità posso avere una serie, una famiglia di configurazioni. A questo punto qual è il passo successivo? Che è poi quello che andremo a parlare. È eventualmente, quindi due analisi dei dati, scegliere la configurazione di ottimo. Quindi in questo caso io avrei stabilito che con un'altezza cava di 8,8 mm e con l'altezza del pacco magnetico di 6 mm ho la configurazione a massima efficienza, io posso quindi apply, configurazione nominale, posso andare appunto a generare rispetto a questa configurazione un modello ad elementi finiti. E questo è un modello di Maxwell 2D o di Maxwell 3D. Quindi, ripeto, questo non è l'unico modo per utilizzare Maxwell. Maxwell ha un prigione. Maxwell la geometria. Eventualmente quello che stiamo vedendo qui cos'è? È una verticalizzazione, cioè un utilizzo di strumenti all'interno di Maxwell che l'utente potrebbe da solo utilizzare. Però è chiaro che è un grosso aiuto. Questo è un grosso aiuto. Se io adesso vado a verificare con il SEM una configurazione di ottimo che ho trovato con il tool analitico. Quindi in particolare quello che vediamo qui è un polo della macchina, quindi il software stabilisce che questa configurazione geometrica è sufficiente per fare un'analisi. E quello che vediamo qui sono tutte le condizioni al contorno che appunto mi servono per fare il calcolo. Faccio notare che oltre al modello geometrico, come vi dicevo, qui c'è il circuito, il drive di alimentazione controllato dalla posizione del rotore. Questi sono gli avvolgimenti della macchina, la corrente che attraversa questi avvolgimenti, questi elementi circuitali. È la stessa corrente che alimenta il modello di elementi finiti. Quindi io posso semplicemente ritornare qui sul setup ho uno stop time, come chiamano pure, e un time step, e qui posso mettere, vi dico di salvare a certi istanti di tempo anche il campo. Posso richiedere il calcolo, ad esempio, delle corners, poi ne parleremo successivamente. In ogni modo, questa analisi è pronta per la risoluzione, quindi a calcolarmi i campi magnetici, i campi di induzione su questo modello e a calcolarmi le grandezze in funzione del tempo che io richiedo. È evidente, ritorno sul punto importante, che se questa è una geometria la posso modificare, ne posso importare di altre. Quindi, niente mi vieta di fare delle operazioni geometriche tipo questa, eccetera, quindi fare una sottrazione, che è evidente per tenere geometria reale che l'RMS non potrei considerare, ma che posso considerare all'interno del mapa. Quindi questo strumento è pronto per andare in soluzione, mi farà una mesh, o dei setting di mesh, anche in questo caso inseriti
soluzioni CRMS, e appunto mi dà una soluzione del tempo. Il reattore sta chiaramente ruotando alla velocità che ho messo in RMS, ho un accoppiamento a un moto di corpo rigido, evidentemente, ho il calcolo quindi di coppia, correnti, che sono in doppio. Quindi la possibilità di, quindi sono output chiaramente di default del software, che poi magari andiamo a vedere, perdite e quant'altro. Mentre lui sta finendo questo calcolo, torniamo un attimo sul PowerPoint. Quindi introduciamo quella che è appunto la parte del mouse che abbiamo visto, diciamo, in questa fase attraverso questa verticalizzazione. Quindi in sostanza mouse è un codice di elementi finiti che quindi risolve le equazioni per l'appunto di Maxwell in modalità quasi statica per il calcolo dei campi, per il calcolo delle grandezze elettromagnetiche di interesse. Quindi noi abbiamo visto coppia, abbiamo visto tensioni indotte, abbiamo visto tensioni concatenate, eccetera, eccetera. Questi sono i soluttori che possono essere utilizzati in Maxwell per i motori elettrici e per gli generatori, che fa riferimento alla soluzione transient, cioè nel tempo, perché è un accoppiamento a un moto di corpo rigido, cioè Ora, io chiaramente non starò qua a dettagliare tutte quelle che sono, diciamo, le feature del software. Voglio dare un'indicazione di dove, diciamo, lo sviluppo ha investito in questi anni. Sicuramente sulla possibilità di avere tecnologie HPC per il calcolo parallelo, quindi possibilità di fare calcoli sempre più veloci, di considerare modelli di materiale sempre più evoluti per il calcolo delle cornice, ad esempio, inserendo tra gli altri un modello di stelling vettoriale. Per il calcolo di magnetizzazione e demagnetizzazione, quindi è possibile in Maxwell verificare la demagnetizzazione del magneto permanente sia a causa di un flusso esterno, un cortocircuito, che per una mappa di temperatura, quindi per il riscaldamento della mappa. È possibile valutare il fenomeno della magnetostrizione, cioè sostanzialmente di quanto vibri un pacco magnetico in funzione della variazione dei campi. E quindi mi allaccio a quanto sia stato investito per la multifisica, di questo poi vedremo alcune cose, e quindi la possibilità di mettere a valle nel calcolo di un motore elettrico che calcola potenze dissipate, forze, pressioni magnetiche, un calcolo di temperatura e di appunto vibrazioni, e un altro ambito di sviluppo che dettaglierò poc'anzi, tra poco, è la possibilità di, analizzato sostanzialmente un punto di lavoro nel Maxwell, in questo momento sto calcolando sostanzialmente la coppia per un certo punto di lavoro, cioè ad una certa interpretazione, però la possibilità di valutare quelle che sono le mappe di efficienza della macchina. Ecco, in particolare, uno delle ultime cose che sono state implementate nel Maxwell, come probabilmente già chi fa calcolo di questo tipo sa, il calcolo delle Cornos è uno degli aspetti più difficili sostanzialmente da prendere in maniera accurata. Uno dei motivi qual è? È che io modello un materiale con tutti i dati necessari al calcolo delle Cornos, ma la lavorazione del materiale della mia linea tipicamente porta necessariamente a un aumento di questo termine. All'interno del MAX c'è la possibilità di utilizzare un parametro che è il Cut Edge Lamination, che sostanzialmente mi dice qual è l'aumento delle Cornos in funzione del taglio ladder, quindi in funzione della zona che subisce una deformazione sostanzialmente strutturale, una deformazione plastica, e che quindi fa aumentare il campo delle Cornos. Qui vediamo la mappa di potenze Cornos, quindi watt al metro cubo, tra non considerare questo effetto e tra considerarlo. Qui vediamo invece come le Cornos in funzione del tempo, appunto, possono variare a seconda che io considero o meno questo parametro. Dall'ultima release è stato inserito un tool di estrazione automatica di questo parametro in funzione sostanzialmente dei valori, dei dati del datasheet del fornitore sulla mia linea. Un altro aspetto di cui vorrei in qualche modo dare evidenza è
un sensore che viene chiamato TDM, Time Decomposition Method, che ci consente di calcolare analisi transitorie, quindi analisi in cui un certo periodo temporale è suddiviso in tanti istanti, non tipicamente analizzando in maniera sequenziale questo stato di tempo, ma contemporaneamente. Su questo sensore c'è un brevetto ANSYS, viene attivato con le licenze HPC, quindi con le licenze per utilizzare più core della macchina su cui faccio calcolo, e in particolare lavora a due livelli di parallelismo. Quindi posso distribuire il calcolo su più macchine, se non esse delle workstation o i nodi di un cluster, e poi su ogni workstation, su ogni nodo del cluster, vado a distribuire il calcolo su più core. Chiaro che il numero di core che posso utilizzare dipende dalle licenze HPC che ho a disposizione. Questo tipo di tecnologia sostanzialmente veramente abbatte il tempo necessario a fare questo tipo di calcoli. Qui abbiamo un confronto tra un motore, quindi un asincrono, un 3D, e la cui analisi, diciamo, è composta da 375 time step. Un modello che ha quindi 50.000 tetraedri e quindi 81.000 gradi di libertà. Ecco, se io lanciassi questo modello su una sola macchina di 8 core, avrei un calcolo di 7 ore e 5 minuti. Se lo lancio su quattro sostanzialmente workstation, ognuna delle quali ha 8 core, con il TDM, sostanzialmente io riesco a calcolare lo stesso analisi in 3 ore e 9 minuti. Perché? Perché sostanzialmente il sensore prende, quindi suddivide i tempi in quattro suddivisioni, e infatti se io qui facessi 375 diviso 4 e lo moltiplicassi per 80.000 DOF, avrei questo numero. Quindi lui, in base chiaramente alla macchina che ha a disposizione, in base che ha i core, stabilisce di dividere questi time step in suddivisioni e poi sulle suddivisioni lanciare, in questo caso, 32 analisi contemporaneamente. È chiaro che se le disposizioni hardware a disposizione sono ancora maggiori, posso appunto andare a speed up di 19 volte. Quindi un'analisi che senza questa tecnologia sulla mia workstation ci avrebbe messo 7 ore e 5 minuti, ci mette 22 minuti invece appunto su un cluster. Questa tecnologia lavora bene sia su modelli 3D che su modelli 2D. Quindi anche su modelli 2D può essere implementata e può dare sicuramente un vantaggio in termini di calcolo. Ecco, questo diciamo è una slide più a beneficio di chi già conosce il MAP. Sostanzialmente l'implementazione del TDM è automatica, cioè una volta che venga a considerare un certo numero di workstation o di nodi, posso cliccare su questo video Automatic Settings e automaticamente il sensore, quindi il Maxwell, distribuisce il calcolo e quindi implementa questo. Ecco, questa è, diciamo, una slide riassuntiva di questo tema, cioè di quanto veloce il Maxwell risolva i modelli. Cosa c'è da dire in questo? Cioè che sostanzialmente negli ultimi 10 anni c'è stato un grosso investimento. In questo senso, un investimento che è passato quindi non solo da aumentare la possibilità di utilizzo di core e quindi di parallelizzare certe fasi dell'analisi, ma anche andata verso la individuazione di mesciatori più efficienti, quindi sostanzialmente di poter ottenere dei risultati accurati anche con meno mesh. E quindi ecco, nel momento in cui scegliessi una tecnologia per fare questo tipo di calcolo, vale la pena chiedersi negli ultimi 10 anni cosa è stato fatto, ecco, ANSYS ha investito e sicuramente per quanto riguarda la velocità di calcolo ci sono dei risultati molto, molto importanti. L'ultima cosa, diciamo, su Maxwell che volevo farvi vedere è quella relativa a questo Electron Machine Toolkit, cioè a un toolkit che mi consente di andare a calcolare non solo grandezze medie ed efficaci di output calcolati nel tempo, ma di poi calcolare quelle che sono le mappe di efficienza della macchina elettrica.
Questo toolkit è installato con il software, lavora dalla prossima release saranno nuove macchine che possono essere utilizzate con questo tool, in particolare quindi lavora ad oggi con macchine di induzione e sincrone e asincrone trifase, e sostanzialmente ci consente di utilizzare una maschera e di ottenere in maniera automatica queste le mappe di efficienza. Quindi andiamo a vedere un attimo il motore che stavamo modellando prima. Ecco, come vedete, l'analisi è finita, io quindi ho sostanzialmente il calcolo di detto tempo, e evidentemente ho la possibilità poi di andare a fare a calcolare quelli che sono i campi magnetici. Come vi dicevo, lo stesso tipo di verticalizzazione funziona anche per il 3D, quindi io quindi ho visibilità su alcuni stati di tempo, quindi ho scelto questo è il campo magnetico che vediamo in particolare. Quindi, come vi dicevo, la stessa verticalizzazione ce l'ho anche per il 3D, quindi in questo caso andrei a scegliere il mostro 3D. Quindi mi ritroverei cosa? Mi ritroverei un modello tridimensionale da appunto simulare con il mostro 3D. E che sarebbe tantissimo altro da dire, eventualmente se chi è interessato prenda nota e poi ci sentiremo diciamo sicuramente a valle questo modello. Mentre diciamo il Maxwell conclude il modello dimensionale, io volevo velocemente darvi evidenza di questo punto. Attraverso un piccolo video, sostanzialmente come funziona? Questo è un modello simile a quello che ci siamo visti prima, cioè un ottopoli è alimentato in corrente, quindi ho fatto un'analisi, in questo caso 2D, ma potrebbe essere 3D, di un motore elettrico, portato sì, con un magnetico elettrico. In questo caso non mi sono appoggiato al rennetto, per questo che facciamo il max, e qui vediamo alcuni degli input che abbiamo visto anche prima in realtà. Tra cui, appunto, siccome su questo modello ho chiesto di valutare, ad esempio, le solid loss, quindi qui un secondo, ecco le solid loss, cioè le perdite per abitarmi insomma di permanenza. Faccio notare che le perdite che posso bloccare sono sia appunto le perdite per corrente su conduttori massicci, sia le perdite chiaramente su conduttori apposti, sia le core loss suddivise per oggetto e per sostanzialmente componente relativa alla fazione di scarico. Quindi ho veramente in questo senso grossa possibilità. Questi sono appunto i dati dissipati per corrente parastesa nelle permanenti, questo è il campo magnetico che viene calcolato, chiaramente posso fare delle animazioni, delle fatte prime, quindi vedere il trasporto temporale come. Ovviamente io qui ho considerato una frazione della macchina, ma potevo fare un'analisi 360. Andiamo adesso a recuperare questa extension, che come vi dicevo viene installata con il software, ecco, questo è il machine toolkit, e che automaticamente, previo all'inserimento di alcune caratteristiche della macchina, tipo il tipo di eccitazione, il numero di poli, la tensione massima, la velocità massima o il limite di corrente, è capace appunto di, sostanzialmente in maniera automatica, darmi la mappa di efficienza. E quindi, su più punti di lavoro, qual è l'efficienza, quindi quali sono le perdite della macchina stessa. Nel momento in cui io ho inserito questi dati di cui vi parlavo poc'anzi, quindi decido di includere il calcolo del DLQ, decido quanti punti con quanti punti caratterizzare questa mappa, io lancio questa schermata e automaticamente il Maxwell copia e incolla il modello di prima, il modello che deve essere in tensione o in corrente o con un circuito esterno, mi crea un modello parametrico sul quale va a fare un calcolo parametrico. Quindi come vedete questo modello appunto è stato parametrizzato ad hoc, quindi è stato ricostruito ad hoc da questo toolkit per effettuare questo tipo di calcolo. Come vedete sotto Optimetrics mi ha generato una table di dati
andrà a rannare e una volta che questo calcolo è finito, appunto automaticamente, senza che l'utente debba fare niente, ora vado a aprire, diciamo, il modello già risolto, quindi questo è lo stesso modello che abbiamo visto adesso, ma già con i risultati, mi estrae appunto le mappe d'efficienza. Quindi una volta che ho creato il modello, posso sostanzialmente, come abbiamo visto, in maniera automatica, andare a ricavare quelle che sono, in questo caso, mappa d'efficienza, coppia e sostanzialmente tutti gli output che vedete qui riportati. Quindi ecco, questo mi pare molto molto importante. È chiaro che la definizione delle mappe di colore dipende poi dal numero di punti che ho dato allo script parametrico, ma come vi dicevo, da il modello che abbiamo visto anche prima, JVRMExport, a queste mappe, sostanzialmente l'utente, come modellazione, non deve fare assolutamente niente. Andiamo avanti, quindi chiudo questo video, e continuiamo con la parte di simulazione, diciamo, del driver. Quindi noi abbiamo visto fino adesso cosa? Un editor circuitale, che è l'editor circuitale di Maxwell. In realtà in Electronic Desktop c'è un vero tool di simulazione di sistema che è il Simplore o il TwinBuild. Allargando un attimo, diciamo così, i confini della nostra analisi, in sostanza noi possiamo parlare di analisi di componenti, e in questo momento noi ci stiamo concentrando sul componente elettromagnetico, e possiamo poi andare a fare analisi di sottosistemi o di sistemi nei quali più componenti dialogano tra loro attraverso una logica circuitale, chiamiamola vero dimensionale, e una logica di controllo. Quindi la tecnologia, diciamo, per fare analisi di componente Jan Swarbrick, per fare componente elettromagnetico è un Maxwell, la tecnologia per fare analisi di sistema è il TwinBuild. Com'è che io riesco a trasferire le informazioni del componente al modellatore di sistema attraverso le tecnologie? La cosimulazione, quindi la possibilità che il circuito simuli e lanci il modello, o attraverso una riduzione a parametri concentrati nel modello stesso. È chiaro che un sistema che giovasse di elementi ridotti andrebbe in soluzione molto più velocemente, quindi, nel senso che il livello delle superfici di risposta dei modelli FEM andrebbe a in soluzione molto più velocemente che attraverso una metodologia di cosimulazione. Maxwell consente all'utente di generare sostanzialmente in maniera automatica modelli ROM, motori elettrici, e poi vedremo, consente in maniera molto semplice di utilizzare attraverso la tecnica della cosimulazione modelli di Maxwell. Simplore o TwinBuilder, come viene chiamato adesso, chiaramente non si basa solo su modelli ROM o cosimulazione, ha gli elementi circuitali, quindi è un sistema multidominio, diciamo, ha elementi per i controlli, può essere programmato in WebDLNS, così come C++, legge Spice, legge MATLAB e Simulink, e appunto consente di fare sistemi di questo tipo. Vorrei adesso velocemente, un altro filmatino, darvi evidenza di questo, cioè darvi evidenza di come io possa trasferire un modello FEM di Maxwell, di motore elettrico, in un'interfaccia di sistema come il Simplore o il TwinBuild, come viene chiamato ad oggi, per fare calcolo, controllo accurato, calcolo, verifica anche nello storico. Qui vediamo appunto uno schema circuitale di un inverter, che in questo caso questo driver alimenta un brush DC. Vediamo il controllo implementato attraverso una logica di diagrammi a blocchi. Scusa. Quindi qui sulla destra vedete tutti gli elementi, diciamo, a disposizione del TwinBuilder, del Simplore, per fare modellazione. Vengo adesso a caricare un modello di, in questo caso, appunto, brush del DC di Maxwell, che ripeto, potrebbe essere anche il modello che abbiamo visto precedentemente, no? Questo è il modello ad hoc, ma sostanzialmente l'unica cosa che devo fare è mettere alimentazione attraverso il circuito esterno e dire al modello di Maxwell di sostanzialmente permettere l'accoppiamento
simulazione con il sensore o FinViz. Quindi, per far dialogare i due sistemi, io posso venire in questa finestra di dialogo del TeamBuilder o Simplore. Come vedete, ho una serie di tecnologie che già automaticamente possono poter essere lette o in modalità ROM o in modalità co-simulazione dal moderatore di sistema. Quindi io rilinco quel modello di Maxwell. Come vedete, quello che succede è che lui determina bene che c'è una simulazione transfer. Come vedete, mi compare all'interno del TeamBuilder lo schema del motore, quindi gli ingressi elettrici e l'ingresso meccanico. Quindi questo circuito cosa farà? Praticamente controllerà la posizione del motore e il valore di corrente e in base a questo chiaramente switcherà il GBT, che vediamo qui rappresentato in circuitale. All'interno di questo tool posso lanciare l'analisi e in cosimulazione, quindi il simplore o TeamBuilder è il master, Maxwell lo slave, riceve il segnale elettrico, esce con chiaramente back EMF e posizione del rotore che vengono lette dal simulatore circuitale che esegue il controllo. Quindi in questo momento il TeamBuilder o Simplore e Maxwell stavano lavorando insieme. Chiaramente qui io ho aperto il modello già risolto. Chiaramente ho tutta una serie di risultati che posso tirare fuori all'interno del TeamBuilder, anche relativi eventualmente a delle soluzioni di Maxwell, quindi perdite, flussi concatenati, funzioni indotta, possono essere plottati direttamente nel sistema. E insieme a questo ho chiaramente anche la soluzione del FEM, cioè la soluzione di Maxwell. Quindi in questo caso andiamo a vedere quali sono le correnti, che chiaramente potete vedere anche nel modello del sistema. Così come posso vedere i campi calcolati da Maxwell, che è appunto alimentato da quel sistema circuitale che vedevamo precedentemente. Quindi, mi pare che siano problemi di audio, spero di no. Ok, spero mi sentiate. Quello che vediamo appunto è stato come una tecnologia come appunto Simplore o TeamBuilder, proprio perché dall'ultima release ha preso questo nome, possa essere utilizzata per implementare dei controlli e un'elettronica sofisticata insieme al modello, agli elementi finiti. Ecco, la cosa importante da sottolineare è che tutto quello che abbiamo visto fino ad adesso, e quindi, per vedere se, e quindi l'RMExpert, il Maxwell e il Simplorer per l'elettronica è all'interno di un unico prodotto. Quindi l'acquisto del Maxwell 2D o l'acquisto del Maxwell 3D vi consente di utilizzare ad oggi queste tecnologie e quindi quelli che sono i solutori di Maxwell, vi consente di utilizzare l'RMExpert e eventualmente un prodotto analogo per i trasformatori e gli induttori, vi consente di utilizzare il Simplorer o TwinBuild per l'analisi di sistema e dei controlli, vi consente di utilizzare l'Optimetrics all'interno di RMExpert e all'interno di Maxwell. Vi consente poi anche di utilizzare un solutore per sostanzialmente calcolo di cross section di cablaggi. Ecco, quindi quello che abbiamo visto, analitico, il FEM, il sistema, è all'interno di un'unica licenza. Passiamo per concludere alla parte di simulazione multifisica, perché oltre a quello che abbiamo visto, c'è la possibilità di utilizzare gli output di Maxwell in termini di potenze dissipate e di forze magnetiche calcolate da Maxwell, siano esse pressioni magnetiche o densità di forza volumetrica sui conduttori, nei solutori termici o strutturali di ANSYS per fare calcolo multifisico. Quindi qui ad esempio cosa vediamo? Vediamo alcune delle potenze che possono essere calcolate dal software, sia in termini chiaramente di potenze dovute a correnti applicate, che perdite dovute a correnti parassite, che perdite dovute a delle Corloss. E in particolare questa è l'interfaccia, è l'ANSYS Workbench,
che ci consente appunto di condividere gli output del modello multifisico come input degli altri sistemi di simulazione, sia essi termici, CFD o strutturali. Questo tipo di multifisica è two-way, cioè Maxwell può leggere la temperatura calcolata da un codice ANSYS, così come può leggere una deformata calcolata dal codice da un solutore ANSYS, ed è, diciamo, parametrica in che senso? Nel senso che i parametri di input, siano essi geometrici o di carico delle singole fisiche e di output, sono condivisi all'interno di un'interfaccia, che è il parametro set, e che quindi io riesco a fare analisi what if o analisi di ottimizzazione considerando gli output e quindi le performance in più fisiche, e quindi eventualmente di valutare allo stesso livello la performance magnetica e la vibrazione, e quindi di scegliere una soluzione che sia il miglior trade-off tra queste soluzioni. L'altra cosa importante è che l'interfaccia di ANSYS Workbench consente la lettura dei principali formati CAD in commercio, anche parametrici, e che quindi questi formati CAD possono eventualmente essere utilizzati in elettrolit desktop. Io vorrei a questo punto darvi evidenza di quanto detto, anche qui con un piccolo video. Diciamo che noi siamo arrivati, no, a un modello di Maxwell. In realtà abbiamo creato prima un modello di RMA Expert, di Maxwell 2D e di Maxwell 3D. Andiamo adesso a inserirlo all'interno di questa interfaccia multifisica. Come vedete, lo Workbench ha un insert, quindi io riesco a prendere il modello su cui abbiamo lavorato prima e a caricarlo all'interno di questa interfaccia. Quindi io mi ritrovo all'interno di questa interfaccia multifisica, i tool di Maxwell. Qui ho preso un'analisi termica, condivido la geometria tridimensionale. Perché? Perché voglio fare un'analisi termica sul modello tridimensionale e condivido con questo drag and drop la soluzione del Maxwell 2D, la passo, la mappo sul modello termico. Io adesso apro l'analisi termica, io quindi in questa fase non in qualche modo condividerò come una soluzione, ma una metodologia, cioè come faccio con un modello termico a considerare appunto l'output di Maxwell in questo modo. Come vedete, quel link mi ha creato quell'oggetto che mi consente poi di caricare le potenze calcolate da Maxwell. Io qui adesso conservo un rotore statore, vi faccio vedere come sostanzialmente con un clic del mouse io riesco a caricare su questo modello termico la potenza dissipata per Corlos calcolata dal Maxwell 2D su questo modello 3D. Questo è un termico stazionario, in Maxwell avevo fatto un calcolo transitorio, io scelgo un intervallo temporale rispetto al quale calcolare una media di potenze dissipate, setto una mesh un po' più fine in questo solutore termico e una volta che ho appunto definito un certo modello di mesh riesco a importare queste potenze. Quello che vediamo qui sono delle potenze appunto mappate, sono sollevate al metro cubo, che potranno essere poi utilizzate in ANSYS per il calcolo termico. Ho uno scaling factor, quindi ANSYS mi dice: guarda, il mapping è andato a buon fine, e in particolare ho qui un ambiente di simulazione termica che considera tra le altre condizioni al contorno anche quella calcolata da Maxwell. La stessa cosa vale per la parte strutturale. Quindi qui adesso io mapperò le forze, la pressione magnetica sui denti di statore sul modello strutturale. Cos'è importante di questa multifisica? È che sto considerando modelli diversi, quindi nel modello, nel strutturale elettromagnetico ho potuto fare un 2D, mentre nel termico e nello strutturale ho bisogno di un 3D. Quindi posso fare questo mapping tra un 2D e un 3D. E in generale posso aver bisogno di sensori diversi, cioè nel modello elettromagnetico necessito di fare un calcolo dinamico, mentre nel modello termico sicuramente avrò forse bisogno o comunque mi posso limitare a un calcolo stazionario, proprio perché
diciamo poi la potenza termica, comunque la soluzione termica, ha delle costanti di tempo superiori alla soluzione elettromagnetica. Ecco, qui adesso vediamo con altri pochi passaggi quello che è appunto questo trasferimento di forze. Quindi in questo caso io seleziono delle facce dello statore e in questo modo anche qui set dei controlli di mesh. È evidente che io sto considerando a questo livello una geometria che mi è stata passata da un Maxwell 3D. È evidente che io qui potevo considerare un modello geometrico, diciamo, del CAD, e quindi, ecco, queste sono le forze, quindi in questo caso sono una pressione magnetica, e quindi eventualmente considerare nel calcolo poi carico strutturale non solo degli oggetti presenti anche nel calcolo elettromagnetico, ma ad esempio di considerare, non so, un case, un albero, un cuscinetto, cioè sono in grado di caricare l'output di Maxwell solo su alcuni componenti di un modello più esteso su cui vado a fare un calcolo termico, appunto, o un calcolo strutturale. E anche in questo caso, come precedentemente, l'input che viene da Maxwell è uno degli strumenti di boundary condition che ho per il calcolo, appunto, per il calcolo strutturale. Successivamente posso poi chiaramente, vi faccio vedere, mappare la soluzione di temperatura anch'essa come input per il calcolo strutturale. Quindi in sostanza la simulazione multifisica mi consente di un attimo solo. Sì. Scusa, era una telefonata. Quindi, cosa stavo dicendo? Il calcolo sostanzialmente, quindi qui che sto facendo questo calcolo multifisico, mi consente, quindi l'interfaccia Workman mi consente di fare questa multifisica senza sostanzialmente intervenire dal punto di vista utente, ma il flusso di lavoro è già integrato all'interno del pacchetto. Ecco, detto questo, terminerei, ho già come al solito sforato con i tempi, terminerei con un paio di esempi. Un esempio è relativo al calcolo termofluidinamico di un motore elettrico. Quindi in questo caso la cosa diciamo da sottolineare è l'implementazione di un modello per l'attenere in considerazione la demagnetizzazione delle maniche permanenti in funzione della temperatura, un modello che può essere messo in Maxwell. Quindi in questo caso abbiamo quindi un calcolo multifisico che considera un calcolo elettromagnetico, che mi calcola delle potenze, il calcolo termico dà delle temperature e successivamente forze e temperature possono essere utilizzate per un calcolo appunto strutturale. È chiaro che quante volte io devo passare potenze e leggere temperature? Un certo numero di volte, ma questo può essere implementato in maniera automatica nelle workbench, ed in particolare in questo caso cosa vediamo? Innanzitutto vediamo che questo è il valore di coppia della macchina a magnete a temperatura ambiente e con i magneti chiaramente invece a temperatura di regime, e si vede che il calcolo sostanzialmente termico è stato fondamentale per valutare le performance in maniera accurata della macchina. E si vede inoltre che dopo due cicli di scambio multifisico sono già a una soluzione conversa. La cosa importante però da sottolineare è appunto questa, cioè che senza un calcolo multifisico two-way, cioè senza avere la possibilità di leggere la mappa di temperatura del settore termico, non avrei potuto avere una valutazione accurata delle performance elettromagnetiche. È evidente poi che questo tipo di multifisica, che lavora sia da 2D a 3D che da 3D a 3D, è evidentemente leggermente più accurata se partissi da una simulazione appunto tridimensionale anche in Maxwell, ma come ho detto posso comunque utilizzare una simulazione bidimensionale in Maxwell. L'ultimo esempio che voglio farvi vedere e poi concludo riguarda un'ottimizzazione multiobiettivo di un motore elettrico, sempre il workbench, che sostanzialmente
va a considerare le performance elettromagnetiche in termini di massimizzazione della coppia a regime, diminuzione della coppia in torque e diminuzione delle vibrazioni sulla macchina, per appunto trovare il miglior trade-off tra queste soluzioni. L'interfaccia che andiamo a utilizzare è quella che abbiamo visto poc'anzi, quindi io qui scambio delle informazioni di forze. Chiaramente per un calcolo di vibrazione non sto considerando un'analisi strutturale statica, ma in questo caso un ambiente di simulazione armonica. E in particolare, per fare calcolo di ottimizzazione, ad oggi l'interfaccia di Workbench può interfacciarsi direttamente con i maggiori protagonisti sul mercato di ottimizzatori multiobiettivo. Come Engine Soft noi abbiamo a portafoglio un ottimizzatore multiobiettivo all'orizzonte, ma già ANSYS ha l'interfaccia Workbench e quindi ha un ottimizzatore multiobiettivo che viene rilasciato con qualsiasi licenza di ANSYS, che è il Design Explorer. Quindi, in sostanza, una volta che io setto il flusso di lavoro, sono in grado appunto di confrontare allo stesso livello, quindi di fare ottimizzazione partendo da degli input geometrici o di carico e quindi di trovare, come dicevo poc'anzi, il miglior compromesso tra performance magnetiche e strutturali. Quindi in questo caso, ad esempio, sono stati individuati dei parametri rilevanti dal punto di vista della simulazione elettromagnetica. Qui c'è una serie di questi parametri. Tra l'altro, tra i parametri di input è stato scelto anche un tipo di magnete permanente, quindi valuterò le performance magnetiche strutturali in funzione del magnete che vado ad utilizzare e questi sono gli output che valuterò. Quindi la media della coppia a regime, il massimo della coppia in torque e le vibrazioni sul case intorno al motore elettrico. L'approccio di ottimizzazione lo si fa partendo da quindi prima fare un DOE, cioè un'analisi di correlazione, quindi eventualmente vedere quali sono gli input che più hanno importanza per gli output di interesse ed eventualmente quindi capire se posso togliere degli input o se posso diminuire il range su questi input. Quindi questo è un tipico, diciamo, diagramma di correlazione nel quale appunto si vede come gli input siano correlati agli output di interesse. E quindi qui possiamo vedere appunto ad esempio che ecco, se aumento lo spessore del magnete, io aumento sia appunto le performance magnetiche strutturali. Poi magari è interessante vedere che se lo spessore dello slot viene appunto aumentato, io in realtà ho un andamento, chiamiamolo particolare, rispetto alla coppia a regime. Comunque, questo diagramma, questa prima fase mi dà la possibilità di avere conoscenza di come certi input influiscono sugli altri interessi. Successivamente faccio delle semplici di risposta, cioè io riesco in pratica a dare una soluzione analitica del problema partendo da certe analisi, cioè dalle analisi che ho fatto per il DOE, ed utilizzare queste soluzioni per fare appunto un calcolo, un'ottimizzazione molto obiettivo, nella quale riesco sostanzialmente a vedere, queste sono le frontiere di Pareto, riesco appunto a vedere come se io qui aumento la coppia, gioco forza, aumento anche la coppia in torno. E come se io aumento sempre la coppia a regime, gioco forza, aumento anche lo spostamento. Quindi poi è l'utente che deve scegliere su questa frontiera, che è appunto la frontiera di Pareto, e c'è un insieme di soluzioni per le quali non posso peggiorare un obiettivo senza, o meglio, non posso migliorare un obiettivo senza peggiorare un altro. Sostanzialmente deve scegliere qual è la soluzione di interesse. Quindi qui vediamo la frontiera di Pareto per quanto riguarda la coppia a regime e la vibrazione massima, quindi sostanzialmente se vado ogni puntino è una configurazione di parametri, e quindi io se scelgo questa soluzione ho una coppia massima ma avrò anche delle vibrazioni più alte, mentre se scelgo questa soluzione avrò delle vibrazioni molto basse ma una coppia gioco forza un po' più bassa. Ecco, questo è il diagramma iniziale, questa è la configurazione iniziale, queste sono le configurazioni invece di ottimo. È chiaro che in Maxwell ho fatto un 2D mentre nell'analisi armonica ho fatto un'analisi dimensionale. Ed in particolare qui vediamo appunto che rispetto alla configurazione iniziale io riesco comunque sia a ridurre il picco di vibrazioni sia ad aumentare la coppia a regime che a diminuire
invece la copertura. A valle poi di un calcolo strutturale come quello è possibile fare un calcolo acustico, cioè in interfaccia Workbench ho un modulo acustico che legge le vibrazioni che abbiamo visto prima e le utilizza per fare appunto analisi di propagazione di onda acustica intorno alla macchina. In conclusione abbiamo visto quindi un'analisi di ottimizzazione che ha potuto sfruttare in ambiente Workbench la possibilità di gestire un calcolo elettromagnetico di una macchina e un calcolo strutturale di una macchina per fare ottimizzazione multiobiettivo e quindi per trovare il miglior compromesso tra performance elettromagnetiche e performance strutturale. Io ho concluso, ringrazio tutti, chi soprattutto ringrazio per la pazienza di avermi seguito per praticamente più di un'ora. Spero di essere stato in grado di descrivere la suite di prodotti, anzi se la metodologia da adottarsi per la simulazione e l'analisi di macchine elettriche. E chiaramente rimango a disposizione per domande adesso e eventualmente per qualsiasi domanda da pormi via mail.